quando la TARES è entrata in vigore al 1 gennaio, quindi lo 0,3 viene pagato dal 1 gennaio al 31 dicembre e viene pagato a dicembre, quindi nel caso specifico un possessore di un'abitazione di 100 metri quadri pagherà 30 euro al 31 dicembre a saldo della competenza. In aggiunta alla TIA. Sì, però questa non è una descrizione nostra, cioè questo è stato stabilito dal legislatore, si trattava soltanto di decidere quando far pagare 0,3 euro al metro quadro. No, solo per capire, quasi. Così, devo andare per le registrazioni, prego, consigliere. Solo per capire quanto si trovano poi i cittadini a pagare quando la TARES andrà a regime, insomma. E quindi lo sposto della parte delle famiglie che già si trovano in difficoltà. Grazie consigliere, ci sono altre osservazioni? Prego consigliere Capiotto. Sì, io solo una osservazione, una battuta, una raccomandazione da fare su quello che veniva detto dal consigliere Persico poco fa. Consigliere Biancone, sia consigliere Cassano hanno sollevato delle proposte per cercare di migliorare quello che è il servizio della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Cosa che ricordo avevamo fatto anche un anno fa in sede di bilancio di, non so se il rendiconto o comunque circa un anno fa, sulle ricognizioni del periodo di bilancio. E si era detto appunto di convocare delle commissioni consigliari per discutere le eventualità di proposte migliorative e anche poi apportare a quelle che sono le riunioni che vengono fatte periodicamente con Veritas, con Adisera, con quant'altro che poi ecco, a queste non si è stato dato corso a questi incontri che credo sia opportuno che magari l'amministrazione più che dire di farli convochi le commissioni che faccia, cioè la disponibilità da parte del gruppo di minoranza sia per quanto riguarda il progetto democratico sia da quello che ho capito per quanto riguarda anche gli altri gruppi per comunque portare contributi e cercare di lavorare in questo tal senso. Le commissioni invece noto vengono convocate solamente in previsione dei consigli comunali. Credo sia uno strumento che o si inizia a far lavorare veramente da qui alla fine della legislatura o altrimenti trovarsi per discutere in consiglio comunale solo perché c'è l'obbligo della commissione per il parere degli atti che vengono portati in consiglio comunale, credo non sia una. Quindi faccio un invito ai presidenti di commissione e all'amministrazione tutta di attivarsi perché si possa contribuire a quelle che sono quelle proposte che sistematicamente vengono portate avanti in consiglio. Quindi non volevo intervenire su quanto riguarda il problema della TARES, sono già intervenuti gente molto mio collega di gruppo, però mi sentivo dire questo perché ripeto, spesso ci troviamo, diciamo, incontri poi ci troviamo solamente prima del consiglio comunale, quindi la disponibilità, ripeto, da parte nostra c'è per qualsiasi tipo di lavoro che si voglia fare. Grazie. Assessore Persico. Consigliere Capiotto, io questa sera ho dato la mia disponibilità e questa osservazione eventualmente sarà giusta che lei la faccia nel momento in cui io la disattenderò questa mia disponibilità e questo mio impegno. Le altre volte non c'era stato nessun impegno in questo senso. Per quanto riguarda poi il funzionamento delle commissioni, sì, bisognerebbe che funzionassero, ma bisognerebbe che funzionassero in tutti e due i sensi, perché credo che sia frustrante portare in commissione dei provvedimenti sapendo già a priori quale sarà il risultato. 3 astenuti e 1 favorevole, indipendentemente dalla discussione e indipendentemente da tutto il resto. Se invece vogliamo dare alle commissioni un valore, una valenza diversa, allora discuteremo di questo e vedremo di farle funzionare in maniera diversa. Solo per precisare una cosa, non vorrei divagare dall'argomento e dall'ordine del giorno, ma in commissione sistematicamente il voto di astensione viene dato perché il provvedimento che è in discussione viene consegnato sistematicamente in commissione. Quindi capirà anche lei, consigliere Persico, assessore Persico, mi scusi, che è difficile valutare un provvedimento
quando viene consegnato la sera stessa che deve essere poi messo in votazione. Quindi o i provvedimenti si consegnano prima della commissione, quindi si ha il tempo di leggerli e di poi esprimere un voto favorevole di astensione o contrario al provvedimento in commissione, quindi si potrà anche svegliere quello che è il lavoro di consiglio, ma siccome questo non viene effettuato per ragioni spesso di tempo, la invito cioè a rivedere quello che si dice. Non è che sistematicamente si dà il voto di astensione, sistematicamente viene dato il voto di astensione e anche a volte ricordo comunque è stato dato voto favorevole, solamente perché il provvedimento lo si vede la sera stessa, quindi capisca anche lei che spesso, quasi sempre, mi suggerisce il collega, i provvedimenti vengono portati in commissione, quindi ripeto, le commissioni purtroppo il parere serve per il consiglio, ma altrimenti se si vogliono far funzionare per quello che è l'utilità della commissione, bene, altrimenti ripeto, troviamoci solamente prima del consiglio e come abbiamo sempre fatto nel corso di questi 5 anni. Il mio era un invito, non era una critica, cioè, su questo aspetto qua non voglio criticare nessuno, era solo un invito ai presidenti di commissione di far lavorare questi organismi. Ecco. Volevo precisare una cosa, che la convocazione delle commissioni può anche essere delegata a due commissari, non è per forza che la debba convocare il presidente o il vicepresidente. Quindi se ci sono dei temi che possono essere sensibili, anche due commissari possono su certi temi convocare le commissioni. E i documenti che vengono presentati in commissione, ci sono dei tempi tecnici, come lei sa molto bene. I tempi non sono molto ampi, comunque nessuno vieta che una commissione possa riunirsi successivamente una seconda volta per analizzare i temi se ci sono delle osservazioni interessanti. Quindi la sua osservazione su temi specifici potete convocarle le commissioni, anche la minoranza può convocare le commissioni. Se il tempo non è sufficiente nella prima commissione, durante la prima seduta della commissione potete chiedere di avere una seconda seduta per poter analizzare i documenti. Nessuno dice che si debba chiudere per forza in un'unica seduta. Questo non per fare polemica, ma solamente per fare chiarimento. Prego, consigliere Cappellini. Sì, grazie. No, mi pare di aver colto da queste esigenze di incontro che le commissioni possono essere anche convocate per potere consuntivo, cioè si discute su un tema, si deve arrivare poi anche a fare un astenuto, due capolavori, eccetera, perché effettivamente è anche avvilente questo rapporto di votazione. Però potrebbe essere fatta una commissione con aspetti consuntivi su un tema che riguarda l'interesse di tutti, perché siamo qua tutti quanti per lavorare per un unico bene comune che è quello della nostra cittadinanza. Io interpreto questa esigenza da parte dei miei colleghi e la condivido. Sì, a volte chiediamo come prima la partecipazione da parte dei cittadini e magari anche i consiglieri potrebbero essere un momentino più attivi nella partecipazione, non sto buttando il dito ovviamente contro nessuno, su temi specifici, mi riferisco al consigliere Bianco. Se non ci sono osservazioni possiamo passare alle dichiarazioni di voto, commenti? Inizia il consigliere D'Avolfo. Su questo punto esprimiamo parere favorevole. Grazie consigliere Cartellino. Su questo punto noi esprimiamo parere di astensione. Grazie consigliere Biancon. Astensione. Consigliere Capiotto. Ci asteniamo anche noi. Grazie. Passiamo quindi alla votazione per alzata di mano. Chi è favorevole? Contrari? Nessuno? Astenuti? 5 astenuti. Grazie, il provvedimento passa. Dobbiamo votare anche l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole per alzata di mano? Contrari? Nessuno? Astenuti? 5 astenuti. Grazie, il provvedimento passa. Passiamo al punto
chiamato il consigliere Cassara in sua vece, ed è stato concordato che dal punto 7 al punto 11, essendo tutti temi riguardanti il bilancio, ci sia una illustrazione generica che viene data dall'assessore Susanna, dopodiché passerò la parola ai presidenti di commissione per leggere, perché sono state convocate entrambe le commissioni su alcuni punti dal 7 all'11 e è stato presentato anche un emendamento relativamente al punto 8, quindi chi ha presentato l'emendamento darà lettura dell'emendamento. Gli assessori poi faranno una loro presentazione sul bilancio relativa alle deleghe che hanno, dopodiché si aprirà il dibattito. Alla chiusura del dibattito però poi passeremo alle dichiarazioni di voto e alle votazioni singole per ognuno dei 5 punti che rimangono all'ordine del giorno. Do lettura quindi dei titoli del punto 7, imposta municipale propria IMU approvazione aliquote 2013, il punto 8 verifica quantità e qualità aree e fabbricanti da destinarsi a residenza, attività produttive terziarie da cedersi in proprietà a diritto di superficie, determinazione prezzi di cessione anno 2013, punto 9, programma dei contributi relativi agli edifici di culto ex legge regionale 4487, riparto esercizio finanziario 2013, punto 10, addizionale comunale IRPEF approvazione aliquota 2013, undicesimo e ultimo punto, approvazione bilancio di previsione 2013, bilancio pluriennale 2013-2015 e relativi allegati. Passo la parola all'assessore Susanna. Voglio ricordarvi che il termine ordinario previsto dal testo unico per l'approvazione del bilancio di previsione è il 31 dicembre dell'anno precedente. Questo termine per l'anno 2013 è stato prorogato in prima battuta al 30 giugno e recentemente con il decreto legge 35/2013 al 30 settembre. Queste proroghe sono state effettuate, sono state rese necessarie data la confusione che riguarda ancora oggi le due entrate principali per l'ente, che sono l'imposta IMU e la TARES. Noi abbiamo rinviato l'approvazione del bilancio preventivo rispetto alla scadenza naturale per consentire a questo Consiglio di deliberare un bilancio, diciamo, più preciso. Ma visto che questa prospettiva è sempre più lontana, sottolineiamo oggi il bilancio di previsione per evitare di ingessare completamente le scelte amministrative e procedere per dodicesimi come abbiamo fatto finora. Rinvieremo poi ad un secondo momento, quindi al termine del 30 settembre, la stesura del regolamento TARES e per il momento quindi decidiamo di confermare anche le aliquote IMU. Il bilancio di 2013 di previsione è caratterizzato da tre novità, che sono la diversa distribuzione delle quote di competenza del Comune e dello Stato per quanto riguarda l'IMU, l'istituzione del nuovo tributo la TARES e il debutto del fondo di solidarietà comunale in sostituzione del fondo sperimentale di riequilibrio. Su nessuna di queste tre novità ad oggi vi è certezza normativa ed un'esatta quantificazione. In particolare, vediamo per quanto riguarda l'IMU, è stato previsto che per il 2013 il gettito derivante da questa imposta viene trascritto alla competenza del comune, quindi rimane un'entrata comunale, con l'esclusione dell'IMU ad aliquota base dello 0,76 sugli immobili di categoria D, ovvero sugli immobili produttivi. Questa novità, rispetto allo scorso anno, inizialmente è stata guardata con favore perché va verso l'autonomia fiscale e quindi diciamo, verso la direzione, anche se non completamente, di lasciare al Comune le entrate proprie. Però il beneficio derivante da questa diversa distribuzione sulle entrate dell'ente è tutto da vedere, perché ad oggi, a fronte di questo ipotetico aumento dell'IMU, c'è una corrispondente riduzione
considerare che il governo si è riservato di fare una riforma dell'IMU fino al 31 agosto, quindi fino a quel termine è stato sospeso il pagamento della prima rata IMU sulle abitazioni principali, sui terreni e sui fabbricati agricoli, e quindi non è chiaro quali siano le conseguenze di questa sospensione per l'ente e per i contribuenti stessi. E poi siamo anche in attesa di vedere se il governo rimodulerà l'IMU, prevedendo ad esempio la possibilità per l'ente di una progressività dell'imposta in base al reddito, ad esempio, oppure delle ipotesi differenziate per quanto riguarda l'esclusione per particolari situazioni. Quindi in attesa di conoscere queste intenzioni del governo, che ancora appunto si è preso tempo fino al 31 agosto per rivedere l'IMU, intendiamo proporre le stesse aliquote IMU già deliberate con le precedenti delibere consigliari, quindi la delibera 12 del 19 del 2012 e la 59 del 31 del 2012, ovvero l'aliquota base dello 0,96 e l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenza dello 0,5%. Aliquota che abbiamo esteso anche agli anziani con residenze in istituti di ricovero sanitari e agli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, riservandoci comunque di eventualmente ritoccare questa aliquota in un momento successivo a alle nuove, diciamo, previsioni governative in materia di IMU. Proprio per quanto abbiamo spiegato, ho spiegato finora, cioè per il fatto che l'aumento derivante dalla diversa distribuzione dell'IMU comporta, cioè, questo, diciamo, questo possibile aumento è in realtà compensato in negativo dalla diminuzione del fondo di solidarietà, nel bilancio di previsione non trovate variazioni, cioè l'importo che noi abbiamo messo relativamente all'entrata IMU è 2.132.000 euro, che corrisponde esattamente a quanto risultante al consuntivo 2012. Quindi abbiamo ridotto il fondo di solidarietà, quindi questo nuovo fondo, solo tra virgolette, di 150.000 euro, che è il taglio previsto dalla spending review. Rispetto alla spending review aveva già previsto un taglio di trasferimenti di 150.000 euro per il nostro comune. Noi non l'abbiamo ridotto, cosa avremmo potuto fare? Avremmo potuto mettere un'IMU più alta rispetto a quella indicata, cioè quindi 2.132.000 euro più la quota corrispondente alla diversa distribuzione dell'IMU, però corrispondentemente abbassare il fondo di solidarietà. In realtà la partita per noi sarebbe stata equivalente, e siccome abbiamo deciso di confermare le stesse aliquote e siccome ancora non sappiamo come sarà rimodulata l'IMU dal governo, lasciamo inalterate queste due entrate. Per quanto riguarda la TARES, abbiamo appunto il debutto di questo nuovo tributo che abbiamo detto prima è formato di due elementi: la tariffa, che ricalca la TIA 2 che avevamo già, quindi costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati, e una maggiorazione dello 0,3 euro per metro quadro, che è finalizzata alla copertura dei servizi indivisibili dei comuni. Anche per questo tributo inizialmente poteva esserci una valutazione positiva, nel senso che la tariffa va verso una direzione auspicata da parte di tutte le amministrazioni comunali, quindi anche da parte del comune di Musile, che è quella di fare un'effettiva valutazione della quantità e la qualità del rifiuto prodotto, e quindi se fosse stata rispettata la TARES così come concepita, il cittadino musilese avrebbe avuto una riduzione della tariffa perché si sarebbe guardata, diciamo, la quantità e la qualità dei servizi dei rifiuti da lui prodotto, parzialmente, diciamo, compensata in negativo da questo 0,3 euro per metro quadro. Alla fine il legislatore ha messo una toppa sopra e ha detto: mettiamoci sta pezza, lasciamo la TIA come era prima, e quindi il contribuente non avrà nessun beneficio di riduzione di questa imposta, e mettiamoci anche sopra lo 0,3 euro, con la differenza che questo 0,3 euro, cioè questo piccolo deposito, diciamo, che doveva servire per erogare servizi alla collettività in materia di servizi indivisibili, in realtà non passerà neanche per le casse comunali, andrà direttamente allo Stato, in quanto è previsto che mentre la TARES verrà versata dai cittadini di Musile al comune di Musile, e con questo il comune coprirà le fatture emesse dalla Lisea, la maggiorazione dello 0,3 euro sarà versata direttamente nelle casse dello Stato. Il comune di Musile di questi 0,3 euro non vedrà neanche un euro, questo almeno per il 2013. Quindi
1.330.000 euro, che corrisponde al piano finanziario di Alisea, mentre non troverete lo 0,3, la maggiorazione dello 0,3, perché questa, come appena spiegato, va direttamente allo Stato e quindi non aveva senso metterla nel nostro comune perché non la vedremo mai. Detto questo, vorrei adesso vedere un attimo le delibere che sono propedeutiche all'approvazione del bilancio, per poi dare un'occhiata veloce ai numeri di bilancio. Allora, per quanto riguarda l'imposta municipale propria, abbiamo detto, per i motivi che ho spiegato prima, che riconfermiamo le aliquote in attesa di vedere cosa succederà da parte del legislatore, quindi riservandoci la possibilità di modificare le aliquote entro il 30 settembre. Per quanto riguarda la verifica della quantità e la qualità di aree fabbricate da destinarsi a residenze, attività produttive e terziarie, la delibera al punto 8. Per quanto riguarda gli alloggi ex ATER acquisiti in proprietà dal Comune, il piano vendita straordinario proposto da questo Comune è già stato approvato dalla Regione. Siamo in attesa però di avere l'approvazione del piano strategico regionale sia in Commissione che in Consiglio regionale. Fino a quando il piano strategico non è stato approvato, i 50 alloggi ex ATER previsti in contaminazione non potranno essere ceduti. Finora abbiamo un'ipotesi di vendita effettiva pari al 40% degli alloggi, quindi un'entrata presunta per il Comune di 670.000 euro, che ovviamente non abbiamo messo in bilancio perché non è ancora stato approvato il piano strategico regionale. Nel frattempo però chiediamo a questo Consiglio di approvare di procedere alla vendita solamente dopo l'approvazione del piano strategico regionale sulla base di stime, di perizie di stime redatte da appositi tecnici abilitati che dovranno appunto stabilire l'esatto valore di questi alloggi. Per quanto riguarda le aree fabbricabili PEP, nell'ambito del piano regolatore generale, si propone a questo Consiglio di rivalutare il corrispettivo già determinato per la ricongiunzione del valore del diritto di superficie col valore di esproprio sulla base dell'indice Istat intercorso tra il 31 dicembre 2006 e il 31 dicembre 2012 per le istanze successive al 1 gennaio 2013. Per gli immobili individuati nel piano delle alienazioni si chiede a questo Consiglio di procedere secondo la delibera del Consiglio Comunale numero 46 del 25 settembre 2010 con aggiornamento prezzi con cui la delibera del 62 del 17 dicembre 2011 e con le precisazioni della delibera successiva 73 del dicembre 2012, ad eccezione della scuola Lazzaretto. Il Consiglio poi dovrebbe deliberare di integrare il piano delle alienazioni con la cessione di alcuni terreni lungo la strada provinciale 50 sulla base di valori determinati da perizie effettuate dal nostro dirigente Francesco Bergamo dell'ufficio tecnico. Questi beni sono individuati ai mappali 453, 458, 454, 456 del foglio numero 5 e comporterebbero un valore, così come calcolato dal nostro dirigente dottor Bergamo, di 17.000 euro. L'emendamento lo vediamo dopo, c'è un emendamento su questo. Okay. Per quanto riguarda poi il programma dei contributi relativi agli edifici di culto, quindi la delibera numero 9, allora è previsto che una quota pari all'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria venga destinata ad interventi riguardanti gli edifici di culto. In sede di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale deve adottare un programma dove sono determinate le opere beneficiarie dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria. Accettiamo che nel triennio 2010-2012 sono stati complessivamente impegnati euro 24.700, di cui 8.000 nel 2012, 7.200 nel 2011 e 9.500 euro nell'esercizio 2010. Quindi l'8% dei totali degli oneri di urbanizzazione pari a 232.904 corrisponde ad euro 18.632 euro. Poiché la somma impegnata è di 24.700 euro, verifichiamo che questa somma è superiore rispetto ai 18.632 euro, che è l'importo minimo da assegnare agli edifici di culto.
Questa è una condizione ovviamente concessa dalla norma, perché ci obbligano a vincolare l'8% ma non a vincolare di più. Per quanto riguarda il 2013, la richiesta di contributo in tal senso è stata presentata dalla parrocchia Invenzione Santa Croce della frazione di Croce per interventi di manutenzione straordinaria della chiesa parrocchiale e relative pertinenze. Quindi per la sostituzione di grondaie e pluviali e il consolidamento del quadro fessurativo con ridipintura delle facciate interessate per un costo presunto di 22.527 euro. Poiché l'importo degli oneri di urbanizzazione secondaria previste da questo comune per il 2013 è di 50.000 euro, si propone a questo consiglio di impegnare l'intera cifra di 4.000 euro alla parrocchia Invenzione Santa Croce, che è l'unica che ha presentato la richiesta. Per quanto riguarda le addizionali comunali, la delibera numero 10, proponiamo la conferma delle aliquote già stabilite per l'anno 2012, ovvero l'addizionale comunale pari allo 0,7%. Per quanto riguarda i numeri di bilancio, in via generale, poi appunto ciascun assessore farà il proprio intervento. Allora, per quanto riguarda la variazione del titolo primo delle entrate, abbiamo una variazione complessiva derivante da quanto previsto per il 2013 rispetto al consuntivo 2012 di poco meno di 200.000 euro. In relazione al fatto che abbiamo lasciato inalterate le aliquote IMU e l'addizionale comunale, la differenza in negativo è data dalla diminuzione dei trasferimenti dall'erario a favore del comune, quindi i tagli previsti dalla spending review. Infatti, a bilancio abbiamo un fondo di solidarietà di 1.074.000, mentre se sommiamo il fondo sperimentale di riequilibrio dello scorso anno, che era pari al consuntivo a 565.000 euro, e la compartecipazione IVA di 682.000 euro, otteniamo 1.248.000 euro, vuol dire 174.000 euro in meno previsti per il 2013. Per quanto riguarda le entrate del titolo secondo, quindi i trasferimenti correnti da parte dello Stato e gli altri enti, non sono state stimate variazioni significative di entrata, mentre per le entrate del titolo terzo abbiamo una maggiore entrata derivante dall'accordo sottoscritto con la società Ecopatè, dovuta all'ottenimento da parte della società stessa delle autorizzazioni per l'ampliamento dell'attività. E poi abbiamo anche, mentre per quanto riguarda le entrate a titolo 4 e 5, sono state previste delle maggiori entrate derivanti dalle alienazioni di beni comunali per euro 193.000 euro, oltre a contributi per la realizzazione di opere che poi comunque illustrerà debitamente l'assessore Persico con la parte relativa alla spesa in conto capitale. Per quanto riguarda le spese, rileviamo che è stata prevista in previsione una riduzione della spesa corrente di 46.500 euro. Se consideriamo che la riduzione della spesa già operata da questa amministrazione dal 2012 rispetto al 2011 era di 183.000 euro, significa che pur garantendo i servizi fondamentali alla collettività, siamo riusciti a risparmiare 183.000 euro in due anni. Questo risparmio non è dovuto ad un taglio di un servizio, ma ad una valutazione puntuale della spesa e quindi anche a una razionalizzazione della stessa. Per quanto riguarda invece la composizione della spesa corrente, abbiamo che i servizi fondamentali sono tutti riconfermati più o meno nelle stesse percentuali, la variazione è minima, e rileviamo ancora una volta un'attenzione di questa amministrazione nei confronti del settore sociale, con un incremento addirittura della spesa rivolta a questo settore anche in ragione della crisi che sta interessando il nostro paese. Grazie, è riuscita ad essere succinta e non noiosa. Leggere i numeri non è mai facile, non è mai facile tenere l'attenzione, non è mai facile. Grazie assessore. Passiamo quindi ai commenti da parte dei singoli assessori. C'è un volontario? Benissimo, l'assessore Maschietto inizia. Buonasera a tutti, ho preparato una breve relazione perché avevo alcune cose che volevo fossero chiare. La relazione predisposta dagli uffici è allegata alla documentazione di bilancio. È esauriente per quanto riguarda gli indirizzi dell'amministrazione comunale e il riepilogo delle attività dell'assessore.
realtà la complessità delle situazioni di cui si occupano l'assessorato è notevole e a tale proposito ringrazio il dirigente d'area e i diversi responsabili per preziosa collaborazione che assicurano. In merito all'ambito culturale, senza riepilogare le numerose manifestazioni programmate per il 2013, ritengo opportuno far rilevare come, nonostante la drastica riduzione delle risorse, si sia potuto continuare con tutte le consuete manifestazioni, aggiungendone anche di nuove, grazie ad una accorta politica di risparmio che non ha assolutamente inciso nella qualità della programmazione teatrale, musicale, cinematografica e tradizionale, folcloristica. Oggi tutto diventa più difficile, ma l'impegno dell'assessorato è più che mai quello di ottimizzare le risorse disponibili, senza peraltro rinunciare ad esaminare ulteriori proposte. Un ringraziamento deve essere rivolto ai collaboratori che ci hanno permesso questi risultati, in particolare all'Ufficio Cultura del Comune e alle associazioni numerose e portatrici di ricchezza culturale per il nostro territorio. Progettare insieme permette infatti di rendere più razionale e ricca la programmazione e anche di realizzare le riduzioni di spesa necessarie in questo momento. Naturalmente continuiamo la proficua collaborazione con la provincia di Venezia e con la regione Veneto, predisponendo appositi e specifici progetti che danno luogo ad accordi di programma con un contestuale intervento economico di queste istituzioni. In merito alla biblioteca, ritengo che, risolte alcune note problematiche con l'impresa appaltatrice ed alcuni aspetti economici, entro quest'anno si possa procedere all'inaugurazione della nuova sede presso il Centro Culturale Sinclair, usufruendo inoltre della nuova sala attigua dedicata a manifestazioni e convegni culturali o di associazionismo in genere. Le opere edili e infrastrutturali sono terminate e stiamo valutando le proposte e i preventivi per l'arredo interno. Auspico che il nuovo Centro Culturale diventi il cuore della cultura locale e polo di aggregazione per tutti coloro che sono interessati ad utilizzare il loro tempo in modo intelligente e per motivi specifici di studio e ricerca. Per l'attività culturale della biblioteca, oltre alle consuete programmazioni, mi piace ricordare un'iniziativa che a breve sarà avviata. Si tratta del progetto Le parole per dirlo, in collaborazione con il consultorio familiare del distretto sociosanitario numero 1. Il progetto nasce per aiutare i genitori in fase di separazione o divorzio a comunicare ai figli in modo appropriato ciò che sta avvenendo in famiglia. Consiste nella messa a disposizione di una serie di libri, favole e storie che affrontano la tematica della separazione dei genitori dedicate ai bambini e ragazzi da 2 a 14 anni. Per l'istruzione è in corso con l'Istituto Comprensivo Toti la definizione del rinnovo triennale dell'accordo di programma. Documento di collaborazione particolarmente importante per i riflessi progettuali, organizzativi e didattici in esso contenuti. Credo infatti che investire nella scuola significhi investire nella memoria e nel futuro. In ultima analisi, investire nella cultura e nella civiltà. Spiace rilevare che alcuni problemi sono sorti recentemente con l'Istituto Comprensivo per effetto della delibera del Consiglio Istituto del 27 maggio ultimo scorso, che ha praticamente azzerato i 2 rientri settimanali già programmati per i plessi di Milleperdiche, Croce e di Amicis del capoluogo. L'amministrazione comunale evidenzia i pesanti riflessi economici e sociali rivenienti da questa scelta e considera gravissima la possibile futura soppressione, per mancanza di iscrizione, dei plessi scolastici delle frazioni che non propongono un'offerta didattica e oraria ritenute interessanti dai genitori. Abbiamo pertanto considerato indispensabile rispondere alle pressanti sollecitazioni delle famiglie, richiedendo con ferma volontà il ripristino dell'offerta formativa in vigore nell'anno scolastico 2012-2013, del resto già confermata dai precedenti consigli di istituto e dalle rassicurazioni verbali ai genitori stessi da parte della scuola. Credo che questa delibera del 27 maggio sia stata approvata in maniera affrettata e poco ponderata per i riflessi negativi nei confronti dei genitori e della scuola stessa, nonché nell'ottica di continuazione dell'attività didattica nei pressi delle frazioni che, con quanto approvato, rischiano seriamente la chiusura. Contatti continui sono in corso con l'Istituto Comprensivo
per tentare di risolvere la problematica che in ogni caso avrebbe dovuto essere preliminarmente condivisa con l'amministrazione comunale per i notevoli riflessi economici che comportano, sia per quanto riguarda il servizio di mensa che per il servizio di trasporto scolastico. Ogni successiva scelta rimane comunque in capo al Consiglio di Istituto, organo collegiale e scolastico, che può rivedere le proprie delibere qualora venga ritenuto opportuno e necessario. Per quanto riguarda le scuole superiori, pur non avendo sede nel nostro comune, ma delle quali i nostri ragazzi usufruiscono, specialmente nella città di San Donato in Piave, mi fa piacere informare che stiamo partecipando agli incontri preliminari per definire le modalità operative della fondazione che proporrà la candidatura tramite l'Istituto Tecnico Commerciale Alberti per la costituzione di un ITS, Istituto Tecnico Superiore dell'area Nuove Tecnologie per il Made in Italy, con un corso biennale riferito alla figura professionale di tecnico superiore per il marketing e l'internazionalizzazione delle imprese. Questi corsi nascono per promuovere le eccellenze territoriali, sia in termini di tradizione e know-how, sia di valorizzazione delle risorse umane, e sono rivolti a